dalle cucine del circolo ricreativo Le Fontanelle parte un altro appuntamento dedicato ai primi piatti della nostra tradizione. Diamo il benvenuto alle signore del Club Sassonia, quindi Alessandra e Carla. Grazie, salve, buongiorno a tutti. Allora, un piatto tipico della nostra tradizione tra i tanti sono i passatelli in brodo. Allora, andiamo subito a vedere gli ingredienti. Noce moscata, farina 00, grana padano, pane grattugiato, sale, uova, un limone e poi abbiamo la carne per il brodo. Di che tipo di carne si tratta, Alessandra? Sono la gallina, sì. E un osso ci vuole sempre, sì. E la copertina e il muscolo. Perfetto, e poi naturalmente sedano, carota, cipolla. E cipolla per il battuto e i pomodorini. Noi ci mettiamo subito all'opera, andiamo in preparazione. Andiamo subito in preparazione con Carla, che si mette all'opera per preparare l'impasto dei nostri passatelli. Allora, versiamo sulla spianatoia o su una ciotola, dove vi resta più comodo, il pan grattato, il parmigiano e anche la farina. Farina mezzetto. Mezzetto di farina. E qui riusciamo a fare i passatelli per quante persone? Per quattro persone. Per quattro persone, ok. La noce moscata. Andiamo subito a mettere la noce moscata. E questa come quantità ci regoliamo noi? A piacimento. Un pizzichino a piacere. Un pizzico a piacere. Un pizzico di sale. Un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un limone, anche qui a seconda del vostro gradimento. Sì. Allora, Alessandra, il Club Sassonia so che organizza tante attività, siete sì. molto attivi, eh? Sì, facciamo dei pranzi, le cene, giochiamo a burraco. Adesso faremo anche qualche torneo, vediamo di organizzarci. Bene, e prima del lockdown, insomma, il vostro circolo era attivo? Era molto attivo, sì. Con la musica, sì, serate? Si con ballava, sì. Danzanti? Si ballava. Si mischia tutto per bene. Ok, noi intanto mischiamo i nostri ingredienti. Con le mani più facile. E poi formare la famosa fontanella dove rompere le uova al centro. Lavoriamo con la forchetta e poi formiamo il nostro panetto per fare i passatelli. Quindi serate in cui si balla, balli di gruppo, quando sì. si poteva anche balli di sì, coppia, sì. perché no? E il vostro presidente chi è? Come si chiama? Enza Tuccillo. Ecco, una donna che quindi salutiamo. Che è molto brava, sì. E la salutiamo. Allora, siete più donne o più uomini? Ma più donne, sicuramente, più donne, sì. Più donne. E quando poi organizzate questi pranzi, queste cene? Adesso lo facciamo con le mani. Cucina più adesso le donne, più dobbiamo avere un limite, quindi una quarantina. Prima invece okay. erano 60-70. Beh, sicuramente adesso, insomma, sono cambiate un po' di cose, ma sì. siamo tutti fiduciosi di riprendere la normalità. Speriamo, sì. Andiamo con le mani a formare questo impasto che deve essere omogeneo. È anche facile da lavorare, si prepara in poco tempo. È un attimo preparare i passatelli. È un attimo, basta avere ecco, gli ingredienti in casa, ma solitamente le cucine più rifornite hanno sempre, no? Questo essenziale, l'essenziale per prepararli. Un po' di farina. E poi io consiglio, quando sì. è finito, di tenerlo in frigo un'oretta, un'oretta e mezza, così che si indurisce un po' di più e quindi non si rompono, ecco. Ok, allora io vedo anche degli strumenti che utilizzeremo poi per dare la tradizionale forma ai passatelli. Sì. Una a me nota. Sì, questo è di recente invenzione. Quello della nota. Ecco. Altrimenti, ma questo come si chiama? Ecco, è uguale. Esattamente. Non lo so come si chiama. Ha un nome specifico, non lo sappiamo. Ci lui è stato inventato per i passatelli. Esatto. E le patate. Esatto. E poi. Ecco, adesso lei vi farà vedere come si fa. Va bene. Possiamo provarli poi dopo sì. tutte e due? Sì, sì. Va bene. Allora faremo questo panetto che lasceremo riposare in frigorifero per un'ora, dopodiché noi ritorneremo e vi faremo vedere la realizzazione dei passatelli. Nel frattempo ci adoperiamo per preparare il brodo. Andiamo subito a preparare il brodo. Allora, il segreto, dicevamo, per un buon bollito, per un buon brodo dipende dall'acqua, se è in ebollizione oppure no. In questo caso cosa facciamo? Per fare un buon brodo mettiamo subito la carne con l'acqua freddo. Ok, allora. Allora, mettiamo la carne. La carne. Che... La gallina, okay. un osso. Per insaporire un po'. E il magro. E il magro. E naturalmente poi i nostri. Le verdure. I nostri odori. La carota, integri, il sedano, okay. la cipolla,
chi vuole può mettere un chiodo di garofano se piace. Esatto. E i pomodorini. E i pomodorini per conferire un colorito rossastro. E sale, Carla, se mi passi il sale. Mettiamo ecco il sale. Ecco qua, un pizzico di sale anche in questo brodo. Ecco. Così. E chiudiamo con il coperchio. Fino a che non è cotta la carne, aspettiamo. Okay. E le ricette antispreco con la carne del brodo, no? Che ha perso comunque tutti i suoi nutrienti perché sono nel brodo. Voi che cosa fate? La riutilizzate, sì, non so, per rifare per esempio polpette con, sì, aggiunta di altra carne? Sì, polpettone. Sì, certamente si può fare le polpette, oppure a me piace che lo taglio sottile con un po' di cipolla, lo condisco, esatto, a freddo. Tutte ricettine antispreco. Oppure lo ripasso in padella, con, sì, sempre con la cipolla, l'olio in padella. Fatto andare una mezz'oretta. Bene. È buonissimo. Bene, queste sono le ricette antispreco perché insomma in, sì, cucina, sì, non si non butta buttiamo nulla. Via niente. Non si butta nulla. Adesso invece andiamo a fare i passatelli con gli strumenti che abbiamo visto poc'anzi. Dopo aver fatto riposare il nostro panetto, lo abbiamo diviso a metà in modo tale da realizzare i due tipi di passatelli, cioè i passatelli sono sempre loro con la forma, quella classica, però vogliamo utilizzare entrambi gli strumenti. Allora, andiamo con questo schiacciapassatelli, lo possiamo, sì, chiamare così, oppure ci è venuto in mente qualcosa? No, quello della nonna. L'attrezzo della nonna. L'attrezzo della nonna. Andiamo allora, come facevano i passatelli le nonne? Così. Mamma mia, ci vuole una forza però incredibile, ecco. Ecco, deve essere una pressione esercitata su questo impasto. Così mamma sono mia, più bellini, eh. Così vengono più belli? La voglia. Ok. Tanto facile. No. Ci vuole un po' di forza. Ci vuole un po' di forza, sì, bisogna esercitare una certa pressione. Ma tu a casa li fai così, Carla? No, a casa li faccio con quello là. Ecco, diciamo che siamo più abituati, più avvezzi. Sì, ma una volta preso il via, scivola bene. E si bene. Va, e si va. Ma poi a seconda del tipo di attrezzo utilizzato, deve cambiare la consistenza dell'impasto, cioè deve essere no, più... No, no, uguale, uguale. Allora, visto che si avvicinano le feste anche di chiusura dell'anno, che cosa ha in mente il vostro circolo? Farete qualcosa? Ma adesso cominciamo con le tombole prossimamente. Sì? Dopo si vede, perché e poi andare avanti giorno per giorno. Esatto, sì, esatto. Non si può più programmare. Proviamo con questo. E adesso proviamo anche con quella che in alcune confezioni viene chiamata, lo dico perché io ce l'ho a casa, nella confezione c'è scritto la passatella. La chiamano anche così, poi io troppo, quale sia il nome tecnico esatto dovremmo chiederlo a qualche esperto, a qualche chef. Beh, se lì ci voleva la forza, anche qui. Anche qua devo dire che, ecco, diciamo che con la passatella, ormai lo chiamiamo così, hanno un aspetto più definito. Sì, sì. Qua assomiglia tanto ad un altro tipo di pasta che si fa con questo impasto, la famosa stracciatella, sì, vero? Esatto, sì. Assomiglia alla stracciatella. Sì, sì, anche perché... Però è più buono quello, eh? Quello è più buono, perché è più buono? È perché, non lo so, prende di più il sugo del brodo. Ah, ok. Eccoli qua. I nostri passatelli di forme simili sono pronti e adesso li mettiamo subito in cottura, anche perché il tempo è brevissimo, sì, basta tuffarli nel brodo pochi bollente minuti, sì, e in pochi minuti il nostro sono pronti. Come sono saliti su, sono cotti. Con il brodo in ebollizione abbiamo buttato i nostri passatelli, quelli dalla forma più allungata, e li abbiamo trasferiti in una zuppiera. Prima di servirli vorrei parlare ancora, sì, del vostro club, il Club Sassonia, di questo circolo ricreativo, che tra le tante iniziative ospita anche un personaggio a cui, sì, siete molto affezionati, vero, sì, Alessandra? Si chiama Freddy, è un mago e ci fa dei giochi. Un prestigiatore. Sì, esatto. E... abbiamo fatto un pomeriggio per i bambini. Sì. È una persona splendida, molto brava. E quindi, sì, intrattiene sia il, sì, pubblico dei piccoli che dei sia grandi. Quello degli, sì, anche quest'estate ha fatto delle serate fuori. Sì, è stato bello. Bene.
Bene, allora provvediamo subito ad impiattare questi passatelli. Prego Carla, invece quegli altri che abbiamo fatto con quello strumento della nonna, che abbiamo così chiamato, come li possiamo fare se non volessimo farli in brodo? Passatelli, sia questi che gli altri, comunque si possono fare asciutti, sì, in diversi modi, sia col pomodorino, succo di pomodoro semplice, sì, oppure con la salsiccia, i funghi. Cioè si possono fare in diversi modi, okay, asciutti. Senti Carla, io adesso questa cosa però la devo dire, ma questo per qualcuno che ha dieta o che non ha fame, facciamo un bel piatto ricco insomma. Un bel piattone. Un bel piattone di passatelli. Eccoli qua, ma che bellezza e che bontà, grazie. Allora, io ringrazio le signore, ovvero Carla ed Alessandra del Club Sassonia. Grazie a voi, grazie a voi. Saluto il vostro club, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento per un'altra ricetta prossimamente qua su Fanno TV.